preoccuparti, cos'è Roberto, perché Laura non saprà niente, stai tranquillo. Sai, non per niente, Tati, solo che io ho già un conto aperto con Laura. Certo, sì, sì. Ti piace ancora, vero? Sai, Tati, non lo so bene, però quello che so è che dopo lo scandalo, la storia di quel provinciale, quella rissa... Sei rimasto con il sangue agli occhi. Però voglio pregarti di non metterti contro Laura. Non cercare di vendicarti, per favore. No, no, lei non c'entra niente. Semplicemente non vorrei che sapesse che ieri ci siamo ubriacati. Credo che ci resterebbe male. Naturalmente, ci resteremmo male anche noi. Però di quello che fai tu non devi rendere conto a nessuno. È evidente che no. Tati, so che non sei una stupida, però io volevo parlarti per avvisarti. Bene, voglio dirti che hai solo perso tempo, perché con me non c'è pericolo. Io non sono né Carla né Katia, lo sai come sono, silenzio totale. Mi fa molto piacere. Allora, c'è Frank. Ah, Frank, oggi ha telefonato a casa mia e voleva parlare con te. È meglio che me ne vada, Va bene, ci vediamo. Ciao, ragazzi. Ciao, Frank. Roberto, Tati. Come stai? Come va? Prendi qualcosa, Sì, sì. Senti, certo, Frank, sì. Io me ne stavo andando. Ero venuta solo a dare un messaggio a cos'è Roberto. Doveva incontrarsi con Laura e non è stato possibile. No, no, guarda, se disturbo io vado via. Ma che dici, Frank? No, siediti, dai. No, sicuro? Per niente, sul serio. Ero venuta solo per questo. Va bene, ci vediamo. Ci vediamo. Ciao, ciao, Frank. Bye, bye. Ciao, testone.